Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su The Artful Escape, il mio gameplay walkthrough completamente in italiano in 4K a 60 fps che sto portando con voi. In questo secondo episodio abbiamo appena ricevuto la chitarra aliena, guardatela qua. E stiamo andando in giro per la città a far risuonare tutto. Se vi siete persi il prologo, è fondamentale, quindi andatevelo a vedere, altrimenti non capirete niente di quello che sta succedendo qui. Nel frattempo però vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di The Artful Escape e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Io vi ricordo anche che sto giocando tramite Game Pass a questo videogioco. Ecco fatto, illuminiamo per bene tutta la città. E che purtroppo però sta per essere tolto. Proprio per questo ho deciso di giocarlo ora, prima che lo togliessero dal Game Pass. So che non è un gioco molto lungo, quindi perché non dargli una chance? Guardate che bello, tra l'altro. È un indie di Annapurna Interactive, distribuito, pubblicato da Annapurna Interactive, ma sviluppato da Beethoven and Dinosaurs, se non sbaglio. Lo studio di sviluppo dovrebbe essere quello. Ecco fatto. E se smettiamo di suonare, si spengono? No, a quanto pare no, rimangono illuminate. Voglio illuminare tutta la città prima di andarmene. Tanto conosciamo la mappa della città, l'abbiamo giocata nello scorso episodio. Quindi sappiamo che questo è un vicolo cieco. A meno che non ci portino via da qui. Dalla terrazza. No, ok, non ci portano via da qui. Oppure fuochi d'artificio. Sta arrivando. Eccolo l'alieno. E questo è il capitano? Oppure Violetta? No, è il capitano. Immagino almeno. È così che si fa un'entrata, effetto ragazzo. E non lasciare che nessuno ti convinca del contrario. Sarebbe lui? Temo di sì. Come hai fatto a... Mi è giunta voce della tua aura, ragazzo? Ti è giunta una voce esatta. Come? Io non sono nessuno. Come ci sei riuscito? C'è una gru o cosa? Beh, ti è giunta una voce esatta. Ah! Danza verso l'oblio e abbraccialo come un vecchio amico. Sei tu, Lightman? Musicista di Glamorgan in persona. Ascolta, non abbiamo molto tempo. Sto per partecipare a un'esibizione di proporzioni colossali e non voglio andare in scena senza un numero d'apertura. Già mai. Ultime notizie. Si è liberato il numero di apertura per questa sera. Aspetta, tu vuoi me? Dovrei essere un musicista folk impegnato. Ti riporteremo in tempo per la colazione. Che? No, domani ho il mio primo spettacolo. Sono nel mezzo di una crisi esistenziale. Non posso prendere e sparire nel cuore della notte. Notte? Oh, andremo ben oltre la notte, ragazzo. Partiremo per un viaggio attraverso le pupille dilatate del cosmo. Vedrai galleggiare certa roba che ti cambierà per sempre. Che mi cambierà per sempre? Lascia che ti insegni la prima lezione. È gratis. Questo è il codice musicale. Allora, accendi il codice musicale. X, Y, B, LB, RB. Non ti si può nascondere niente. Adesso ripeti dopo di me.
È diventato. Non penso sia un rhythm game, no. Colto in pieno. Adesso ripeti le mie note, ma aggiungici il tuo tempo, il tuo ritmo. Ok, carino. Un talento naturale. Che ne pensi, Zom? Sarà cadavere prima dell'alba. Eccellente, sei assunto. Seguimi. Ok, carino. Il fatto che tu potevi scegliere appunto la. Qui abbiamo già illuminato tutto. Potevi scegliere il ritmo. Cioè, dovevi fare le stesse note, ma potevi scegliere il ritmo. Lightman's The This isn't here. Cosmic Extraordinary. Un attimo, questo posto non dovrebbe This isn't a trovarsi qui. thing. Non This is an dovrebbe empty neanche warehouse. esistere. Siamo in un magazzino vuoto. Youngblood, the stuff behind Ragazzo, this door quello che si is cela an dietro questa porta ti unblowable headache. intripperà il cervello. Ok. Luxury packages. I hate Pacchetti, this place. tutto compreso. Che posto è Like a questo? travel Una specie agent? di agenzia di viaggi? Posso, no, non posso suonare qui dentro, eh? Però posso The saltare. cosmic Lo extraordinary? stupefacosmo? I have never Non heard of ho mai any of sentito these nessuno things. di questi posti. Sì, straordinari. Heliotroms, Glimmerdium e H. Wailzone. Ok. Francis, one little admonition. Francis, You may un'ultima have been cosa. cleared with legal, Dovrei but passare obviously, dall'ufficio legale, obviously, ovviamente. I haven't Ovviamente. dragged Saint Narrative Diritti di license. immagine, di Insurance policy, sincronizzazione, royalties, biografici, postumi, spectrometer. Those are all assicurazione, pretty standard. firma spettromica. Dobbiamo vendere la nostra anima? Come quando firmiamo i termini di servizio di un sito a caso? You get all that? Not Capito? one bit. Neanche More signatures lontanamente. accepted. Firma vocale accettata. Onward! Procediamo. Esattamente come i termini di servizio di un sito a caso. How could this fit Come beneath può Calypso? trovarsi al di sotto di It's Calypso? impossible! È impossibile. E invece. Bisogna vedere se questa è tutta una cosa immaginaria oppure reale. Cioè, c'è davvero. Se è tutto un suo trip mentale. Oppure se esiste veramente questa cosa. Nel mondo di gioco, ovviamente. Oltrepassare questo punto è come limonare con la morte. Che immagine evocativa? Andiamo a limonare con la morte? Prima o poi, purtroppo. Vedi quella porta? È la fine di tutto quanto tu abbia mai conosciuto. Oltre quella porta giace lo stupefacosmo. Sarebbe a dire? È la materia grigia tra le orecchie dell'universo, l'esterno della realtà.
spesso descritto come la ciccia nel mezzo. Non sei serio? Insomma, una roba a tema? Un ristorante? D'un tratto mi sento profondamente a disagio. È perfettamente naturale. Tieni la lingua incollata al palato e pensa al colore viola. Che aspetto ha? Lo stupefa Cosmo. È diverso per ciascuno di noi. A me appare come una scalinata d'oro finemente intrecciata. A te? Chi lo sa? Beh, infatti, quindi vediamolo, no? Siamo entrati nello stupefacosmo. È la pista arcobaleno di Mario Kart, praticamente. Impossibile. Ce n'è a bizzeffe là fuori. Aspetta, dove stai andando? Sei da solo, ragazzo? Ognuno va per la propria strada nello stupefacosmo. Stai cercando il polmone. Cosmo polmone. Sarebbe... casa! Sì, la traduzione in italiano, la localizzazione non è proprio il massimo. Si perde tanto dall'inglese. E si va. Ah, possiamo... oh! Puoi fare un botto di roba in realtà. Puoi fare un doppio salto anche, ok. Può anche scivolare così, vedete? Sto tenendo premuto B in realtà. Cioè, comunque bisogna stare attenti a non cadere, eh? Wow, guardate là dietro. Oh, oh. No, sono caduto. Ok. Mi ero distratto a vedere dietro le varie cose. Carino. Per niente difficile, per carità, solamente scenico. Ma carino. Oh, una sorta di boss di fine livello. Dobbiamo riprodurre la musica che fa lui o lei. Guarda, guarda, che soffice frammento di polvere di stelle. Mi suoni particolare. Wow. Già, sono una meraviglia, poco ma sicuro. Sei una divinità? Oh, tesorino, tu hai qualcosa di divino. Non io. Però sai, una volta l'ho vista da lontano. Com'è stato? Giocava a flipper. Ma dai.
Giuro, tutti i grandi sono ossessionati dal flipper. È solo per quello che abbiamo creato l'universo. Come ti fai chiamare? Da queste parti? Non saprei. Sto accarezzando l'idea di trasformarmi in una persona completamente diversa. Il mio nome è... Qualcosa che non voglio portare con me. In questo posto sei tu a nominare i nomi, ma scegli con attenzione. I nomi si lasciano trasportare. Che intendi? Si allontanano per conto loro. Cominciano a respirare. Prima che te ne accorga, te li ritrovi sui libri e sugli striscioni. Si scarabocchiano spontaneamente sui manifesti. Un nome un tempo inconsistente, d'un tratto si ritrova gravato dal peso di un impero. Come ti farei chiamare? Io sono l'onnipotente, l'audace, l'implacabile, l'infernale, l'aitante, l'esilarante, l'impressionante, l'irrazionale, l'entusiasta, l'esile, l'irascibile. Oppure posso scrivere il mio nome. Io sono Glacial. Scriviamo il nostro nome. Vai. Io sono l'anticonformista, vabbè. L'inconsolabile, l'impudente, l'eccezionale Glacial. Accettiamo questa normalata e via. È Glacial l'eccezionale. Sì, sono io. And where you headed? E dove va di bello, Glacial? Al Cosmo Polmone. Davvero? Sei in tour con Lightman? Beh, se lo dici tu... E vamos! Verso nuove e fantastiche avventure? Credo. Benvenuto al Cosmo Polmone. Eccoci. Zom, che è successo? Dove mi trovo? Sei a bordo del Cosmo Polmone, la nostra nave attraverso lo stupefacosmo. Cosa significa? Francis, la tua specie si riunisce in... comitive votate all'insensata e cacofonica dissolutezza? Ma che cosa sta dicendo questo? Intendi come un festival musicale? Suona familiare. Perché non vai in esplorazione? Per sperimentare con il col circondario. Posso darti un consiglio, umano? Non perdere la testa. Beh, grazie del consiglio. Lo terrò a mente. E dove si va? Andiamo da questa parte prima. Oh, oh. Vediamo allora prima di qua cosa c'è. Da quest'altra parte. È come la copertina di un album di Hendrix. Ok, non c'è niente che si possa fare qua. No, ok. Quindi torniamo in quella sorta di pub alieno. Almeno così mi è sembrato. Molto Futurama questa parte. Questo pub qui molto Futurama. Anche un po' di Star Wars. È così assurdo. Che ti succede? Sto solo cercando di tenere la testa sulle spalle. Scelta giudiziosa. Piuttosto importante la propria testa. Beh, certo. Accidenti. C'è un intero teatro qua dentro. A quanto pare sì.
Va un po' a scattini, eh. Va un po' a scatti a certe volte. Non è ottimizzato proprio al massimo. Dove? Ah, qua possiamo viaggiare dove vogliamo. Ora siamo al teatro principale. Gate di viaggio e discoteca. Poi abbiamo l'ammezzato, officina di Violetta e bar. Ponte inferiore, alloggi del capitano e alloggi. Vediamo cosa c'è da questa parte prima. Deve essere qui che si esibisce Lightman. Molto probabilmente sì. Ok, non c'è più niente da esplorare su questo piano. Quindi direi di andare all'officina di Violetta, dai. Ah, è proprio un ascensore questo. Qui continua ad esserci solamente il bar. Cosa posso portarti? Aspetta, quanti anni hai? 24, la mia esistenza trascende ogni concetto di età. Qui non attacca. Ascolta, se cerchi un super super succo, prova di sotto. Qui non serviamo ai bambini. E niente da fare, ci abbiamo provato, ragazze. Zom, ma è roba da matti. Sei tipo un'intelligenza aliena. Ha detto Ganso, tra l'altro, in originale. Deduco tu sia preda di uno stato di meraviglia, di magnificenza, di un certo je ne sais quoi? Direi di sì. Che fai qui? Lavori sul polmone? Sono il primo ufficiale di Lightman. Mi occupo dei suoi affari, prevedo i suoi bisogni, fornisco l'impossibile. Forte. Quali cose impossibili hai procurato? Hai mai visitato il teatro dell'opera di Vienna? Io l'ho rubato. Hai rubato un intero teatro? Un teatro dell'opera? Sì. A Vienna ce ne sono così tanti che è facile sfignarsela con uno. Ho lasciato una replica di cartapesta al suo posto. Ok. Vom. E di qui non c'è più nulla. A parte questi alieni che se ne vanno in giro tipo batuffoli, guarda lì. Che scappano da noi. Possiamo poi andare da questa parte. E vedere cosa c'è di qui. Dovrebbe esserci l'officina di Violetta a questo punto. Infatti. He's never played a show. Non si è mai He's never even esibito. left Non ha Colorado. neanche mai messo piede fuori dal You're gonna Colorado. fry his Gli brain. friggerai il I cervello. think there's a little magic in him. Credo ci sia un pizzico di There magia in has lui. to Deve be. esserci. He thought he was a folk Ma se oggi musician this pomeriggio era afternoon. convinto di essere un musicista Where are you folk, sending him? dove lo stai mandando? The Heliotroms. A Oh, Heliotroms. of course Ah, the ma certo. Heliotroms. A You're Heliotroms. pathetic. Sei Sorry. patetico. It's the Scusate, cosa Heliotroms? sarebbe Heliotroms? Ah, Francis! Knew you'd Ah, come home and Francis. make it. Sapevo che The avresti potuto farcela. Heliotroms, well, it's somewhat Heliotroms of a è una specie monument di to me. monumento in mio onore. Paid for by you. Finanziato da The te. whimsical Lo beginnings of my stravagante inizio 51 del mio tour Universal Tour. dell'universo del The tour 51. where I would Il tour successfully durante il quale jam avrei suonato Glamourgon. con successo insieme a Wow. Glamourgon. Wow. What's a Chi è Glamourgon? This Glamourgon? is bogus. Andiamo Mark, malissimo. seriously, Mark, he's sul gonna get serio, finirà col vaporized. farsi The vaporizzare. name is Mi chiamo Lightman. Lightman. Recalibrate holograms for the Ricalibra kid. gli ologrammi. This is on È you. tutta colpa tua. Violetta non è d'accordo, eh? Cazzata. And she really murders my Mi vibe. ammazza proprio il Now, mood. curtains are Allora, approaching. il sipario sta per Any aprirsi. questions? Ci sono domande? Cos'è Heliotroms, il nome di un posto? Di che tipo di spettacolo stiamo parlando? No, mi tufferò a pescare all'ignoto. Nope. Vai. I'm just gonna waltz blindly into the unknown. Visit Violetta, she'll Parla get con you Violetta, in. poi incontriamoci in teatro. Wait, Va is there bene? anything else I Non should. crede che io. Okay. Ok. My guitar. La mia chitarra. Parliamo con Violetta, Violetta. you gotta get me out of this. Violetta, devi tirarmene fuori. Don't look at me while Non I guardarmi work. mentre Oh, lavoro. Oh, sorry, I'm scusa. not Non looking. sto What were you guardando. thinking, coming out Cosa here? credevi quando ti sei unito a This noi? is your fault. La colpa è I had tua. no idea what I was Non signing up avevo idea for. di cosa mi stessi imbarcando a Hey, fare. I Ehi, didn't want non you for sono the stata show. io a volerti nello Lightman did. spettacolo. È stato And Lightman. only because there's E no solo one perché non left. ci resta più nessuno. I gotta get back to Devo Calypso tornare a for your Calypso. big show. Per la tua grande Oh, esibizione, crap. eh? Cacchio, I mi ero forgot about this. dimenticato dello Listen, spettacolo. Francis. This Ascoltami, place, Francis. the Questo lung. posto, il We put polmone. on three shows every Ci tour. facciamo tre spettacoli a That's the tour. contract. È nel No contratto. shows, no contract, Niente and no spettacoli, credits for the niente next station. contratto, niente lascia passare per la prossima Don't stazione. play, you don't get Se non home. suoni, non torni a casa.
Chiaro. Sto per vomitare. Segnale stabilito con successo. Abbiamo finito. C'è altro? Allora, è stato un errore. Che combini qui? Beh, auguriamoci buona fortuna. Che combini qui? I passeggeri credono che io sia della manutenzione. Come potrebbero saperlo? Sapere cosa? Che sono io al comando di questa nave. E che sono, senza dubbio alcuno, la più grande artista laser di tutta la galassia. Ecco chi aveva il laser. Questo è serio? È fichissimo. Beh, augurami buona fortuna. Qui c'è qualcosa? A quanto pare nope. Ah, però qui sì. Non badate a me. Eh? Come, scusa? Va bene. E a questo punto scendiamo. Credo si debba scendere a questo punto. Dove? Ah, vediamo anche dove sono i vari personaggi. Perfetto, teatro principale. Vedevamo che appunto noi violette eravamo su, mentre il buon Lightman era giù. Dovrebbe essere di qui lo spettacolo del teatro, giusto? Sì. Eccolo, Lightman. Ok, diamoci la mossa. Questo è il teatro dell'opera. Le esibizioni vengono trasmesse su questo palco. Andrò in onda davanti a tutta questa gente? Diamine, no, questo è il mio palco. La tua musica puzzona verrà suonata in discoteca. Però nessuno di Calypso potrà vedere la trasmissione, vero? Non è possibile che si sintonizzino per sbaglio? Come faccio a saperlo? Seguimi. Ok, seguiamolo. Vai. Dunque, non si tratta di un'esibizione tradizionale. Non c'è un palco. In realtà c'è. Il paesaggio è il palco. Poi ce ne sono anche altri. Mi segui? No, a dire la verità no. Infatti, cosa dovrei suonare? Ho questa ballata folk sulla dura vita di un minatore. No, no, non farlo. Il folk ti si addice come un mucchio di stracci. Tu sei qualcosa di completamente diverso. Bando alle ciance, tocca a te. Ok, dovremmo finalmente giocare? Non ho capito. Non ho capito se era un caricamento velato. Mi sembra strano perché sto giocando su un SSD. Da caricare non mi sembra ci sia troppo, sinceramente. Oppure se fossero proprio scene del gioco, un filmato vero e proprio. Eccoci. Dai, si parte? Eccola lì, Violetta. Ce l'hai fatta. Violetta! È impossibile. Dove mi trovo? Nei più lontani recessi dell'universo, bamboccino. Cacchio, e tu vorresti che mi ci fiondassi dentro a passo di danza? Esatto. Con occhio sfacciato e suole di zucchero. Cosa dovrei fare? Procedi a est, verso le colline. Cerca una creatura chiamata Star Gordon. Ti aiuterà a ritrovare la strada per il polmone. Dovrai fissare un appuntamento tramite il suo agente. Il suo agente? In via vacanziera, credo. Sarà pericoloso? Oh sì, io neanche mi ci arrischio laggiù. Strafico. Permettimi di chiederti, quando suoni quella tua stramba chitarra fantascientifica, chi sei? Il capitano della mia anima. Allora è questo che devi diventare.
Violetta! Maledizione. Ok. Livellino, si va? Eccoci, pronti. Si continua a suonare, raga, si va. E si parte. Salta e tieni premuto Y per attivare la porzione di palco. Ok. Si suona? Ode a Lightman. Nel 1927, agli estremi confini dello spazio conosciuto, fu ritrovato un bambino alla deriva su un raggio fotonico. I suoi soccorritori lo battezzarono Lightman. Raggiunta l'età di 12 anni, era già considerato da molti il più grande musicista vivente. Ok, questa è infatti la storia di come Lightman ha iniziato. Ce l'aveva detto. In questo punto, nel 1952, Lightman diede inizio al leggendario tour di Tessitore d'Oro. Il tour avrebbe raggiunto il culmine con un'esibizione inimitabile, il duetto con Glamorgan, destinato a diventare la più grande performance nella storia dell'universo. Alla faccia, il signor Lightman. Non si apre di più quel fiore. Glamorgan risiede nel ghetto plettro di Hyperion. Chiunque giunga nel ghetto plettro è il benvenuto. Ma solo a coloro che intrattengano Glamorgan è consentito di uscire. Per molti è un viaggio di sola andata. Rischiando la sua vita e quella del suo equipaggio, Lightman arrivò nel ghetto Plettro nell'agosto del 53. Ok. Ben poco si sa quanto alla biologia di Glamorgan. Le sue descrizioni parlano di una visione così fulgida da lasciare molte creature pietrificate, perse nella sua adorazione fino alla morte. Comprensibilmente, la specie di Glamorgan è molto difficile da stupire.
Sebbene nessuna registrazione di Lightman e Glamourgon sia sopravvissuta all'esibizione, il loro duetto risuonò da una dimensione all'altra, confermando Lightman come uno degli artisti imprescindibili per l'umanità. Al suo ritorno, a Lightman fu affidato il comando del Cosmo Polmone. Il polmone è una nave votata all'intrattenimento dalla notevole storia, che è stata il trampolino di lancio per molti artisti leggendari. Chissà cosa ha in serbo il futuro per questo giovane. Ok. Strada vacanziera, sto andando nella giusta direzione. Vamos. Grollum. Gollum, no? Grollum Talent Flare. Talenti e portamenti di Grollum. Ci siamo? Bene, ma prima di entrare appunto in questo Talent and Flare, vi saluto perché questo video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di The Artful Escape e di iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Velocior Sphere è tutto, al prossimo video!